Siamo nel primo tempo in semifinale Serie C, gara fra i compagni e Real Materdei. 0-0 appena iniziata questa partita. Gara che si preannuncia scoppiettante dopo che sono passati a tavolino i ragazzi in maglia bianca, casacca arancio. Real Materdei hanno conquistato la semifinale contro i senza nome. Adesso vedremo chi riuscirà a portare a casa una qualificazione in finale. E la rete dell'1-0 dei compagni segna Matteo Scala, porta in vantaggio ai suoi. Vinacci, tiro deviato sulla traversa, occasione per il pareggio, ma occhio al contropiede di Crispino che viene fermato da Marino. Ha fatto così. Calcio di punizione, il tocco è per Scala. Scala si allarga, attenzione, Scala va al centro, Mirabella, danna, salve i suoi. Non li aspettavo. Boselli, forse gli va al piede, Boselli, ancora lui col destro, la deviazione provvidenziale di Espresso. Attenzione, Espresso buccia, incredibile, errore di Espresso che porta al pareggio del Real Materdei, il gol è di Marino. Finisce qui il primo tempo, 1-1 in extremis nella prima azione di gioco. Inizia il secondo tempo, ricordiamo 1-1 il punteggio fra i compagni e Real Materdei, una partita a dire il vero non proprio ricchissima di conclusioni e di tiri a porta, forse qualcosa in più da parte della Real Materdei, partita molto combattuta soprattutto dal punto di vista agonistico. Ah, non è vero. Vedremo chi porterà a casa la qualificazione. Occhio qui, svirgolata. È un gran gioco. Fatta riabilitazione. Sì, però muscolo. Attenzione, Crispino, zona tiro! Miracolo di Danna, una sassata. Lo chiede ancora. È come al solito, chiede preghi. Attenzione, Giuliano. Giuliano, la posizione defilata, forse cerca una palla dentro. E poi arriva il tiro, la rete di Crispino. Riporta in vantaggio i compagni. La rete del 2-1 è di Luca Crispino. Batterà Scarallo molto probabilmente. Ma Scarallo, la rete. E c'è il gol. Quando è stato? Crispino e la rete, nonostante l'inferiorità numerica arriva il vantaggio ancora dei compagni, allungano di nuovo le distanze, 3-2. Il tiro di Vinacci, la risposta di Espresso e poi la rete di Amato, 3-3 ancora, partita in discussione. Grazie. Boselli, Giuliano, la palla, Luca. Passo gol! Giuliano, Giuliano, rasoiata, ancora lui, Danna. Giuliano, in qualche modo Giuliano! La decide lui! 4-3 a un minuto dalla fine, anzi anche di meno. Ancora vantaggio ai compagni. Con loro in meno, tanto cuore e sofferenza per loro. Si portano avanti. Attenzione, 3 contro 2. E finisce qui, passano il turno e si qualificano in finale i ragazzi dei compagni con tantissima sofferenza. Una partita davvero di cuore e sacrificio, andiamo dal migliore in campo. Siamo con Crispino, migliore in campo in questa gara vinta alle semifinali dai compagni contro Real Materdei. Una partita di cuore, grande sacrificio, un 4-3 con l'uomo in meno che diciamo un po' reso conto da sé di questa partita che è stata, però raccontacela lo stesso. Allora, all'inizio diciamo eravamo un po' arrugginiti perché giocavamo dall'ultima partita del torneo, quindi a luglio. Pensavamo di perdere, sinceramente, perché è una squadra molto più compatta, era il Materdei. Poi l'espulsione di Renato diciamo l'abbiamo vista un po' tragica perché 5 contro il Materdei è molto affiatato, pensavamo che ci rimontassero. Invece diciamo siamo compattati,
siamo rimasti uniti e abbiamo ottenuto questa vittoria con l'ultimo gol, penso, all'ultimo secondo, l'ultimo minuto. Sì, sicuro, l'ultimo minuto proprio. Senti, quanto era pronosticabile il passaggio in finale e quali sono le premesse adesso per arrivarci? In finale cercheremo di mantenere sempre questo spirito di sacrificio, molto uniti, perché diciamo grazie al gruppo riusciamo a mantenere sempre questi ruoli e dare il massimo ognuno al proprio ruolo. Pensavamo di, diciamo, di massimo un pareggio andare ai rigori, invece siamo riusciti a lottare fino all'ultimo. Sì, infatti proprio la vostra coesione, come indica anche il nome, compagni, dimostra che siete davvero una squadra. Quanto può essere fondamentale questo per vincere una finale, secondo diciamo, te? Diciamo, è meglio essere una squadra compatta che essere tanti piccoli individui in mezzo al campo. Va bene, quindi la determinazione c'è, le premesse ci sono, allora faccio i miei complimenti, in bocca al lupo a te e ai compagni. Grazie.